Stiamo entrando nella Basilica del Santo Sepolcro. Al cuore di questa basilica c'è l'edicola dell'Anastasis, cioè Risurrezione. All'interno c'è il sepolcro di Gesù, la tomba vuota, perché da qui Gesù è risorto nel terzo giorno dalla sepoltura. Fra Enrico Maiorano ci porta al Santo Sepolcro a conoscere Giuseppe di Arimatea, che offrì la sua tomba ed ebbe cura del corpo di Gesù al momento della sepoltura. Siamo a pochi metri dal Calvario, il luogo in cui Gesù fu crocifisso. Al tempo di Gesù tutta questa zona era un'area funebre con tanti sepolcri scavati nella roccia. Sappiamo dal Vangelo che il sepolcro di Gesù era un sepolcro nuovo ed apparteneva a Giuseppe di Arimatea. Giuseppe era di Arimatea, una cittadina a nord-ovest rispetto a Gerusalemme, ed apparteneva al Sinedrio, la massima autorità giudaica per le questioni di ordine giuridico e religiose del tempo. Secondo il Vangelo di Luca, Giuseppe non ha condiviso la decisione di uccidere Gesù. Matteo e Giovanni poi aggiungono che addirittura sia stato un suo seguace. Tutti e quattro i Vangeli concordano nel dire che Giuseppe andò personalmente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù, lo depose dalla croce, lo unse con oli aromatici e lo seppellì in un sepolcro di sua proprietà scavato nella roccia. Tutto si svolse molto in fretta perché stava per iniziare il sabato, il giorno del riposo giudaico. Probabilmente Giuseppe è uno dei pochi a toccare il corpo di Gesù morto. Seppellire i morti è un'opera di misericordia. E in questo momento Giuseppe diede prova del suo grande amore e della sua cura verso quest'uomo, Gesù di Nazaret. Una suggestione è questa che il patriarca Bartolomeo I ha scritto in una preghiera proprio a riguardo della deposizione di Gesù. Un Giuseppe ti ha protetto quando eri bambino, un altro ti schioda dolcemente dalla croce. Nelle sue mani tu sei più abbandonato di un bimbo nelle mani della madre. Egli depone nel grembo della roccia la reliquia del tuo corpo immacolato. Giuseppe offrì un sepolcro nuovo per seppellire Gesù e noi oggi qui a Gerusalemme veneriamo proprio quel sepolcro che ritornò ad essere vuoto. Sepolcro è una parola greca che ha a che fare con la memoria. Infatti il sepolcro è il luogo della memoria. Ma mentre presso tutti i sepolcri del mondo si va a ricordare un morto, solo qui si viene per ricordare un vivente.